È il un nolano di adozione. Sì. La prima volta a Nola è stato nel 1975. E poi alla galleria Arte Globo di Nola. Arte Globo, Arte Globo, sì. Famoso galleria di Vico Duomo. Vico Duomo, eh. Allora, lei lo sa, si trova con due personaggi molto noti, importanti di Nola. Il direttore del museo, che veramente ha trasformato questo museo in... bene, bravo, molto 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 bravo. È un gallerista altrettanto bravo, bravo, che poi ha continuato il suo... Adesso so che vuole smettere di essere un ex gallerista, vuole ridiventare gallerista. Vuole ridiventare gallerista. Lei, Andrea Vizzini, uno dei massimi italiani, no? Può darsi, sì. Massimo, ha molti appassionati anche a Nola. Sì, molti, sì. Molti. Perché quando è che è stata a Nola? Te lo dico io perché gli artisti sono distratti. 75, 77, 83, 85, 87. Quindi a Nola è di casa. Conosce bene i nolani e conosce le abitudini. Sì. E molti nolani hanno sue opere, sì, in casa. È mi bene. Hanno onorato di ospitarmi. E dica un poco la sua storia. Diciamo che da allora ho cambiato parecchie modulazioni nell'ambito della mia pittura. Questa che presentiamo adesso è l'ultima, la più recente, dal 2000 in poi. Sì. E mi piacerebbe sapere appunto cosa ne pensano. Sino ad ora le approvazioni, anche importanti, le abbiamo avute. E stasera, finalmente, con la presentazione della mostra, vedremo cosa ne pensa anche il pubblico. Ma lei, Nola, ce l'ha nel cuore? E beh, se altrimenti, tutto quello che abbiamo fatto, da Castello... A Napoli? A Napoli, sì. Sì, lui, è sempre lui l'artefice della mostra che abbiamo fatto. Nel 2011 ha esposto una antologica al Maschian Gioiello di Napoli. E quindi organizzata da lui. Fu un grande successo. Presentata da Angela Tecce, che in questo momento dirige il museo di... Donna Regina, Museo Arte Donna Regina. Quindi... Acquisiamo anche il parere del nostro direttore. Ha scritto un testo straordinario. Allora, intanto Andrea Vizzini è un amico e lo accogliamo veramente con tutto il cuore a Nola. Michele ha detto quanti anni è stato qui presente, qui al Museo di Nola nel 2021 è stato donato ed è esposto al pubblico un quadro di Andrea Vizzini, della collezione appunto di Michele Loria, e ha anche promesso in quella data che sarebbe tornato con una personale dove alcune opere hanno un'ispirazione diretta alle opere esposte al museo, come il Dioniso che potete trovare, oppure un riferimento all'anfiteatro di Nola. E quindi ci sono due opere che sono personali, personalizzate, calate per questo museo. Mentre il resto è stato esposto... Ma resteranno al museo? Rimarranno qui fino al 14 di aprile, poi vedremo in base anche al riscontro di pubblico, ma sicuramente rimarranno qui fino al 14 di aprile e sono opere che il maestro ha ideato, come diceva, nel corso di un'evoluzione del suo pensiero che adesso lo porta a confrontarsi con una realtà, quella del contemporaneo, una realtà dove la digitalizzazione e l'informatizzazione la fanno da padrone, quindi un artista che percorre tutto il suo, diciamo, sviluppo della sua arte sempre al passo con i tempi, da partire dagli anni 70, partendo dal mito, lo sviluppa attraverso un'iconografia molto particolare e personale e lo arricchisce di elementi geometrici, spaziali, che fanno sì che queste opere si trasformano fino a diventare dei veri e propri oggetti tridimensionali. Quindi
abbiamo esposto 6 sculture su 23, su 29 opere, di cui 23 sono dipinti. Okay. Quindi lei è d'accordo? D'accordissimo, non potrei non essere. Quindi Nola ce l'ha nel cuore? Non solo, penso forse di essere anch'io un pochino nel cuore dei Nolani. Sì, è nel cuore dei Nolani. Lo amano. In bocca al lupo. Grazie, venite. Grazie.